Come tutti sapete, il 18 febbraio arriva nei cinema di tutta Italia Deadpool, che pare abbia già conquistato l'America e i critici di tutto il mondo. Ecco a voi dunque 10 cose che non sapete su Wade Wilson, il supereroe meno supereroe del mondo Marvel. Nel fumetto era un membro del programma Weapon X, e come risultato di un esperimento andato terribilmente male, rimase terribilmente sfigurato. C'è ancora molto dibattito tra i fan se sia un mutante o meno, visto che comunque il Weapon X gli ha fornito poteri per curare il cancro in cambio di favori lavorativi, diciamo così. Non sappiamo se questa origin story verrà riportata nel film. Sappiamo per certo una cosa però: è mentalmente instabile e ha comportamenti borderline. Il regista del film è Tim Miller, e tutti si chiedono chi cavolo sia. Beh, è uno dei fondatori degli Blur Studios, una società di VFX che tra le altre cose ha realizzato i titoli di testa di Millennium, Uomini che odiano le donne, e i cinematic trailer di Batman Arkham Origins e Star Wars The Force Unleashed 2. Tra l'altro Miller è un grande fan del fumetto e lo ha fatto capire in tutte le maniere sui social. I fan hanno apprezzato e sono convinti che il film sia in buone mani. Nonostante questa sia una delle particolarità più note di Deadpool, ve la diciamo uguale. Il geniale antieroe rompe spesso la quarta parete. Infatti Wade è conscio di essere in un fumetto e si fa delle incredibili chiacchierate con il lettore. Gli altri personaggi non sanno di essere in un fumetto invece, ritengono questo suo comportamento un sintomo della sua follia. A noi invece piace moltissimo. Nel 2012 uscì un controverso fumetto chiamato Deadpool Kills the Marvel Universe. Sì, avete capito bene, Deadpool uccide l'universo Marvel. Ed è effettivamente quello che succede. Non stiamo qui a spiegarvi tutto, ma in soldoni Deadpool ha uno scatto d'ira e uccide Psycho-Man, i Fantastici 4, Pantera Nera, Spider-Man, gli Avengers e altri ancora. Una volta esaurita la furia omicida, Deadpool si rivolge a coloro che hanno scritto il fumetto, promettendo loro che li troverà molto presto. Se non vi ha già abbastanza sconvolto quello che vi ho appena detto, Deadpool è conosciuto per aver ucciso personaggi famosi della letteratura mondiale. Ad esempio ha tagliato in due Tom Sawyer ed ha ucciso i Tre Moschettieri. E tra l'altro si è anche messo alla caccia di personaggi come Dracula e il Capitano Ahab. Beh, direi che sono dei crossover interessanti quantomeno. Nonostante sia un mercenario psicopatico ed omicida, Deadpool ha un debole, beh, per gli animali e i bambini. Succede infatti spesso di vederlo cambiare completamente di fronte a bambini indifesi, come ad esempio il potenziale super cattivo Kid Apocalypse, reincarnazione del villain Apocalypse appunto, che viene confortato da Wade nella maniera più dolce possibile. Questo forse perché Deadpool ha avuto un'infanzia non proprio felicissima. Comunque che dolce. Deadpool si chiama così perché, beh, l'ha deciso lui. Quando infatti fu sottoposto a torture e cure sperimentali miseramente fallite, fu rimosso dal programma Weapon X ed inserito nella cosiddetta Deadpool. Questa era una sorta di scommessa tra i pazienti del Weapon X, tanto per vedere chi sarebbe sopravvissuto. La sua morte era data 1001 e invece Wade Wilson, beh, ce l'ha fatta. Il personaggio di Wade Wilson, aka Deadpool, è molto somigliante a un personaggio preesistente dell'universo DC. La maschera, lo schema dei colori, il modus operandi erano molto simili al personaggio della DC chiamato Deathstroke, il cui nome è Slade Wilson. Avete notato? Anche i nomi sono molto simili. Ed è tutto abbastanza voluto in realtà. Quando si accorsero che Deadpool era così simile al villain della DC, decisero di chiamarlo Wilson, per scherzo. Ma tutto ok, ora ognuno vive nel suo universo e noi siamo felici così. Deadpool è un notevole nerd. Potrà anche essere un mercenario assassino, ma i suoi riferimenti alla cultura popolare sono notevoli e frequenti. Come quella volta che si lanciò contro dei nemici urlando Leroy Jenkins, citando appunto un famoso episodio di World of Warcraft. Let's do this, Leroy Jenkins! O quando citò il più famoso eroe dell'universo DC, Batman, dicendo appunto: io sono Batman. Ma la parola venne coperta per metà, perché beh, Marvel e DC non è che vanno proprio d'accordo, insomma. Deadpool è omnisessuale. L'argomento è stato sempre piuttosto discusso, fino al 2013, quando gli autori Jerry Duggan e Fabian Nicieza hanno risposto su Twitter alla domanda, fugando ogni dubbio. E qui cito testualmente: Deadpool è sessualmente quello che il suo cervello gli dice di essere in quel momento. Ma quel momento passa, lui è di nessun sesso e di tutti i sessi. Ha il vostro orientamento sessuale e quello di tutti gli altri. Beh, mi pare chiarissimo, no? E questo è tutto. Vi invitiamo ad andare al cinema il 18 febbraio per vedere Deadpool in tutte le sale italiane. Io sono Diego e vi saluto. Mettete mi piace al video, condividetelo e iscrivetevi al nostro canale. Vi ricordo inoltre di scaricare la nostra app ScreenWeek TV, che potete trovare sul Google Play e sull'App Store. Ciao!